questa rubrica e poi tutte a lui gli capitano, una cosa, lei praticamente si è presa lì, che un, come hanno detto loro, faceva un po' di furti, poverina, aveva a fare una situazione furtarelli così. Non si ferma un attimo Benigni, neanche per respirare. Un monologo di mezz'ora tutto puntato sull'attualità politica, Rubi prima di tutto, ma anche il caso Mills. Sembra che non abbia aspettato altro da tempo, sul palco è a suo agio e si vede. C'è questa crisi micidiale. Oh, Berlusconi, non ci abbandonare. Silvio, non ti dimettere, non dare retta a Fini. Ci rovini veramente. Me personalmente sono rovinato, non si lavora più. I telespettatori incollati al video ed è boom di ascolti. Più di 7 milioni le persone davanti alla televisione ieri sera per seguire Vieni via con me. 2 milioni in più del Grande Fratello. Un programma partito con tante polemiche ma che ha saputo trascinare tanto pubblico, Fabio Fazio con la sua ironia e poi Saviano che spiega il meccanismo della diffamazione, la macchina del fango. Se tu ti poni contro certi poteri, se tu ti poni contro questo governo, quello che ti aspetta è un attacco della macchina del fango. Ma la scena è tutta di Benigni che a metà serata travolge ed emoziona cantando la canzone che dà il titolo al programma Vieni via con me. È mio il Senato, sono io il padrone di Ibrahimovic e Pato. C'ho banche banchieri, c'ho case editrici, c'ho confalonieri, la Rai, Mediaset, gli attori e le attrici.